istante ringraziare il Signore per questo pastore che ha vissuto qui e ha esercitato il suo ministero per tanti anni. Ben lieti, ecco, di poter offrire a tutti questo esempio di sacerdote che ha influito sicuramente sulla vita di tanti ragazzi, giovani, famiglie. Vangelo secondo Matteo. Nasce il 19 luglio 1919 a Guisa Pepoli, in comune di Crevalcore. Il piccolo borgo, ancora prevalentemente agricolo, non ha subito nel tempo grosse modifiche. E la madre Amabilia prendono in gestione un'osteria nella quale, oltre a bere del buon vino e a fare una partita a carte, si poteva anche mangiare e giocare a biliardo. Giorgio, la sorella Ada e il fratello Bruno crescono a stretto contatto con questo ambiente, non certo quello più consono a far maturare una vocazione sacerdotale. La vocazione mi ha sempre raccontato la nonna, che l'ha avuta a 12 anni, finita la quinta elementare. Lui ha detto: preparatemi, mamma, preparami la valigia perché io voglio andare in seminario.